Ciao a tutti, lui è lui e lei è Sofì e insieme siamo i Me Contro Te. Benvenuti in una nuova giornata insieme, super pazza e piena di sfide. Che stai facendo? Che stai combinando, carciofina? Sembri una scimmietta. Era una danza. La danza delle scimmiette? Posso rivedere? Ma oggi non saremo dei ballerini come ha fatto vedere la nostra scimmietta, ma dei prestigiatori, dei maghi. Infatti guardate qui cosa ho con me. Un mazzo di carte. Un normalissimo mazzo di carte che ci servirà per fare le nostre magie. Prendiamo questo mazzo e voilà. Ehi, no, lui! Ma cosa hai combinato? Avevo di far saltare soltanto una carta, non tutte. Adesso le raccogli tu. Vabbè, non ti preoccupare, tanto non ci servono queste. In realtà ci servono queste due che avevo già preparato e messo da parte. No, lui, non me ne porto un figo secco che in realtà avevi conservato le carte giuste. Tu devi raccoglierle tutte, non possiamo stare così. Rischiamo di cadere, di scivolare. Ma ci vorrà un'eternità, sono tantissime. Chi le ha fatte cadere? Io. E quindi chi le raccoglie? Sempre io. Dai, da bravo, cenerello. Ok. Inspira polvere umana. Mettiamo insieme tutte le carte. Ma potresti aiutarmi? Va bene. Ah, ecco qua, ti ho aiutato. Ma non lanciandole. Ecco qua tutte le carte raccolte. Bene, dalle a me perché ti devo fare un gioco di prestigio. Sai fare i giochi di magia? E certo. Ok, fammi vedere. Scegli una carta. Scelgo questa qui. Adesso io, con la sola forza del pensiero, riuscirò a capire di che carta si tratta. Sei pronto? Non ci crederai. Sono pronto. 3, 2, 1. Non è una magia? Tu non te lo saresti mai aspettato che dopo che tu le hai raccolte io le avrei ributtate per terra, no? La magia è sorprendere. Guarda che se proprio devo essere sincero, questa è pazzia, non è magia. Mi ha fatto raccogliere le carte per ributtarle a terra. Sofì è una magia, è anche un po' pazzia, magia, fattoria. Basta, 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 calma, calma, calma adesso. Direi che è il momento di spiegarmi. Aspetta, 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 aspetta. Ma la carta che avevi scelto era l'otto di picche? Ma che otto di picche? L'asso? Non era neanche l'asso. Il tre di denari? No, ma non erano carte siciliane. Ok, vabbè. Ok, stavo dicendo, è giunto il momento di fare la sfida di oggi, ovvero l'asso o jolly challenge. Queste due carte oggi decideranno la nostra giornata. Saranno loro a determinare il nostro destino, le nostre azioni. Per farvelo capire farei subito un piccolo esempio. Cara Sofì, se becchi l'asso raccogli le carte, se becchi il jolly le raccolgo io. Aspetta, dovrei raccogliere tutte le carte che sono a terra? Esatto, è giunto il momento di scegliere. Quale scelgo? Dai. Non lo so, è troppo difficile. Questa qui. Asso. Raccogli le carte. No. Sono stata super fortunata al primo round. No. Chi è la Cenerentola adesso? Io. Raccogli pure tutto per bene. Ti do una mano, anzi ti do un piede. Gentilissimo, grazie. Mentre la nostra Sofì sistema tutto, io mi rilasso un po'. Scegli una carta. Questa. È un 5 di quadri. Ma che 5? Non ne indovini neanche una, Sofì. Di cuori, di cuori. Non sono neanche bravo a barare. Lui, è il mio turno. Ho in mente delle cose pazzesche. Che cosa vuoi fare? Se becchi l'asso potrai rimanere tranquillo a rilassarti sul divano. Se invece beccherai jolly dovrai alzarti, andare di là e indossare uno dei costumi di carnevale che abbiamo. No, ti prego. Ok, dai, ci sto. Bene, quale carta scegli? Questa di qua. No. No. Ma che cavolo. Eccoci qui nella stanza delle sfide. Andiamo ad aprire l'armadio dei travestimenti. C'è davvero di tutto qui. Guardate che casino. Cosa scelgo? Ehi, Coccodè, stai calmo, devo scegliere io. Sarebbe troppo semplice se scegliessi tu. Sì, ma ti prego, nulla di troppo strano. Sì, sì, sì. Io direi che ti devi vestire da Jasmine di Aladdin. Jasmine, ma che dici? Guarda che meraviglia. No. Sono pronto. Dai, fatti vedere. Ne sei proprio sicura? Sì, dai. No. Sei fantastico.
sinceramente, non è giusto che io faccia delle cose così assurde e tu semplicemente raccogli un mazzo di carte. Stai benissimo, fai la danza del ventre. Ma quale danza del ventre? Non sono una ballerina. Dai, fallo per noi. Ok, basta. Ci penso io adesso a vendicarmi. Mescoliamo le carte. Se becchi l'asso, ti potrai mangiare un buonissimo gelato. Mentre se becchi il jolly, dovrai mangiarti 10 cubetti di ghiaccio. No, il ghiaccio no. Lo sai che poi mi fanno male tutti i denti. No, voglio il gelato. Ne abbiamo tantissimi in frigo. È il tuo momento. Scegli la carta. È davvero difficilissimo, cazzo. Vai. Questa qua. Vado a scegliere il gelato. Mannaggia, ma come fai a essere così fortunata? Chi sta per mangiare un gelato? Io. Chi non lo sta per mangiare? Lui. Ne posso avere un pezzettino? Ino. No. Ma che gusto è? Cioccolato, caramello e panna. Tanto non mi piace il caramello, quindi non mi importa nulla del tuo gelato. Visto che non è affatto vero, ma ti piace il caramello, in realtà stai fingendo semplicemente perché non mi vuoi dare la soddisfazione che a questo gelato lo stai desiderando con tutto te stesso, ho pensato che ti do l'opportunità di mangiarlo. Veramente? Allora corro in frigo a prenderlo. No. Se prenderai l'asso potrai mangiare il tuo gelato. Se invece prenderai il jolly, sì? Dovrai mangiare una bella insalatina. Che cavolo! Ma detto con la fortuna che c'ho, sono sicuro che adesso mi prenderò l'insalatina. Dai, scegli! Dov'è? Non è possibile che prenda sempre i jolly! E sempre tutte le sfide perdo! Vai, danza nel ventre! Non ne voglio insalatina! Mi fa schifo! E invece dovrei mangiarla perché fa bene e perché hai perso! E pensare che ho voluto fare io questa sfida. Già, e pensare che hai voluto fare tu questa sfida. Apriamo qui. Prendiamo una ciotola e mettiamo dentro la verdura. Voi sapete preparare un'insalata? È semplicissimo, vi mostro come si fa. Si prende questa qui, si mette nella ciotola. Questa insalata è già stata lavata, quindi non c'è bisogno di rilavarla perché era dentro la busta. Poi prendiamo le carotine. A questo punto si va di condimento. Mettiamo un po' d'olio, aceto e poi un po' di sale e un po' di pepe. Ed ecco a te. Buon appetito! Sinceramente, a me l'insalata piace, ma non la mattina! Cioè, Sofia a metà mattina mangia il gelato e io mi devo mangiare l'insalata! Ok, magari mi mangio questa carotina qui. Buona? Deliziosa! Adesso che ho finito di mangiare l'insalata è tempo di sfoderare di nuovo il mio vaso e il mio jolly, perché ho intenzione di rovinare il riposo di Sofì. Cangiovina, sei pronta per un'altra sfida? Ehi, cosa vuoi fare stavolta? Se prendi l'asso ti metterai il tuo rossetto preferito, mentre se prendi jolly dovrai sempre mettere il tuo rossetto preferito, ma nella fronte. Ecco dove era il trucco. Io dicevo, ma come, il rossetto? Lui lo sa che io amo i rossetti. Dai, scegli pure. In fronte no. È il tuo momento, dai rossetto. Me le esci fuori prima tu. No. Dovrò mettere il rossetto sulla fronte. Non è giusto. Su, dai, dobbiamo andare a scegliere il rossetto più bello che hai nel bagno. Eccoci qui, vado a scegliere il mio rossetto. Il bellissimo bagno di Sofì con tutti i suoi rossetti. Quale prendi? Questo qui, quello rosso, il mio preferito. Dai pure a me. No, faccio io. No, devo farlo io. Ti ricordo che sono vestito da Jasmine. Non te lo dimenticare. Ok, a te l'onore. Sì, ma questo non va bene. Prendo questo qui. Dun, 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 dun. Il rossetto a stick. Ma non è una colla a stick. Cosa stai facendo? Okay. No, lui, cosa stai facendo? Una bellissima S di signoresse. O la S di Sofì. O di stupida. Dai, magari metto anche un po' di rossetto. Adesso che fai? No. Ecco qui. Grazie. Ti dona veramente moltissimo questo rossetto. E a te invece dona moltissimo questo vestito.
Ed eccoci qui con l'ultimo round. Lui, sei pronto? No, per niente. Tieniti forte, perché se questa volta perderai, mi sa che ci rimarrai molto molto male. No, cosa hai in mente? Cosa vuole fare, ragazzi? Se prenderai asso, io ti darò 2 euro. Ok, inizia a piacermi questa sfida. Eccoli qui, ce li ho in tasca. I miei 2 euro. 2 euro, 2, 2. Ti puoi comprare un sacco di cose con 2 euro. Sì, e nel caso prendo il jolly? Beh, nel caso prendi il jolly, ho visto che nel tuo portafoglio hai 50 euro, quindi dovresti darmeli. Aspetta, aspetta un momento. Punto 1. Come fai a sapere che nel mio portafoglio ci sono 50 euro? Sofì, ti ho detto che non devi frugare nelle mie cose. Ma ho visto per caso. Stavo sistemando e ho buttato un occhio. Sara, ma punto 2 non è affatto equo. Cioè, se io vinco, vinco 2 euro e se io perdo 50 euro. È il rischio della sfida. Accetti o ti arrendi? A questo punto, ragazzi, non lo so, sinceramente. No, devi accettare per forza. Su, dai, cosa fai? Quale carta scegli? Prenderai questa carta o prenderai quest'altra? Chi lo sa? Quale? Scelgo questa qui. No! Non ci credo, ho vinto. Ho vinto 2 euro, Signorina, dammi i soldi. Ci speravo. Dammi i soldi. Volevo avere 250 euro. Quel bigliettone. Oh sì. Questi finiranno dritti nel mio salvadanaio. Ma comunque Team Trottel, l'avventura di oggi si conclude qua. Chi ha vinto la sfida di oggi secondo voi? Decidetelo, e se vi siete persi il video di ieri, cliccate qui davanti a Sofì. Mentre per vedere un altro video divertentissimo, cliccate davanti a lui. Noi vi mandiamo un bacio e un abbraccio e ci vediamo domani con Inizia Avventura. Ciao.